Sindacati sul piede di guerra a Novi Ligure, dove cresce la cassa integrazione per i lavoratori dell'ex Ilva. CGL, CISL e UIL chiedono un incontro urgente con il ministro Urso. Buone notizie per la Panigotti di Novi Ligure invece, che rinnova il proprio logo ed è pronto a mettere sul mercato nuovi prodotti di qualità. Il sindaco di Alessandria, oggi in commissione consiliare, ha rassicurato che l'edificio occupato dal collettivo Non Una di Meno ritornerà all'università, legittima proprietaria dell'immobile, entro un brevissimo tempo. E partirà domani da Arquata Scrivia dell'Alessandrino la carovana dell'89esimo giro ciclistico dell'Appennino. La corsa transiterà anche davanti al Museo dei Campionissimi di Novi. Bentrovati, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la situazione dell'ex Ilva, sempre critica, oggi si chiama Acciaierie d'Italia. Cresce il numero dei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria in un quadro quindi di incertezza sulle prospettive future. Le organizzazioni sindacali, nel corso di una conferenza stampa svoltasi questa mattina presso il circolo ex Ilva di Novi Ligure, hanno annunciato battaglia chiedendo un incontro urgente col ministro Urso. Ma ci racconta di più Fabrizio Mattano. 14.000 occupati in tutta Italia, 600 solo a Novi Ligure, sono i numeri di Acciaierie d'Italia, ex Ilva, che tuttavia sta vivendo una delle crisi industriali più gravi, con un'incertezza sempre più drammatica sulle prospettive industriali, occupazionali e gestionali, a cui le istituzioni da tanto tempo non hanno mai dato risposte adeguate. Le organizzazioni sindacali sono tutt'oggi sul piede di guerra e, dopo aver riscontrato recentemente un numero inspiegabile di lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria, nonostante la ripartenza dell'altoforno 2 a Taranto, hanno esposto le loro perplessità alla stampa nel corso di una conferenza svoltasi al circolo ex Ilva di Novi Ligure. Qualche settimana fa abbiamo firmato un accordo sulla cassa integrazione, un accordo nella quale abbiamo anche garantito i rati di tredicesima a tutti i lavoratori e adesso non viene rispettato. E proprio perché l'abbiamo firmato, oggi siamo nelle condizioni di alzare la voce e dire che quello che sta succedendo all'interno dell'Ilva non va assolutamente bene. Credo e crediamo fortemente che ci debba esserci un intervento forte e concreto da parte del governo. L'elemento che fa comprendere maggiormente la situazione delle Acciaierie d'Italia è il fatto che una volta le persone facevano domanda per poter entrare all'ex Ilva. Oggi i dipendenti di Acciaierie d'Italia cercano nuove prospettive dal punto di vista lavorativo e quindi tendono a uscire dall'ambito di Acciaierie d'Italia. Questo è dovuto al fatto che negli anni non si è costruita una prospettiva. Le responsabilità però, oltre a essere aziendali, sono anche politiche, perché i governi che si sono succeduti negli anni non hanno dato una concreta risposta affinché la prospettiva industriale potesse avere una risposta. Mettere più lavoratori in cassa integrazione, soprattutto quelle della manutenzione, quelle che dovrebbero mettere a posto gli impianti a Novi, praticamente non ci sono, sono tutti in cassa integrazione. Noi siamo soprattutto preoccupati sulla sicurezza degli impianti e anche del futuro dello stabilimento occupazionale e anche sul lavoro, perché manca, se non arrivano i rotoli da Taranto non c'è lavoro neanche a Novi. Tutti concordi sulla necessità di avviare una discussione seria e concreta sul futuro del gruppo. I sindacati hanno chiesto un incontro col ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Un incontro non più rimandabile, perché è in gioco il futuro lavorativo di molte persone e l'equilibrio e la stabilità del tessuto industriale e siderurgico del paese. E riparte invece con il botto la Panigotti di Novi Ligure con la nuova proprietà. Questa mattina a Milano è stato illustrato il nuovo piano marketing, che prevede un logo rinnovato, nuovi prodotti e ritorno in televisione con una imponente campagna pubblicitaria. Che tipo c'è?
La Pernigotti si rifà il look ed è pronta a sbarcare sul mercato nazionale con una veste del tutto rinnovata. La nuova strategia è stata illustrata questa mattina a Milano dai vertici dell'azienda e da quelli di Walcor, le due aziende dolciarie controllate da JP Morgan, nuova proprietaria del brand novese. Oltre a una rete vendita del tutto rinnovata, i prodotti che usciranno dallo stabilimento di Viale della Rimembranza a Novi Ligure avranno un nuovo packaging e saranno supportati da una strategica comunicazione e distribuzione. Ma non solo, perché a partire dal mese di settembre sugli scaffali dei punti vendita italiani compariranno anche nuove prelibatezze firmate per Pernigotti. Un logo rinnovato e una nuovissima linea grafica per le confezioni e gli incarti, e poi prodotti con ricette esclusive e l'uso di ingredienti selezionati per alzare la qualità del prodotto, che interesseranno le praline, il cremino, il gianduiotto, questi ultimi confezionati con l'impiego esclusivo di nocciole italiane. Ma il miglioramento sarà anche per i torroni, torroncini, nocciolati e la gianduia spalmabile. Pianificata poi una campagna pubblicitaria a tappeto con il ritorno degli spot sui principali canali italiani. Le novità annunciate sono naturalmente state accolte con grande entusiasmo dai sindacati in primis e dai lavoratori che dopo anni bui con la vecchia proprietà dei fratelli Toxos possono finalmente intravedere un futuro più sereno. Senza contare che questo nuovo slancio aziendale si sposa con la tradizione di una città da secoli riconosciuta come la patria del cioccolato. Un operaio è morto nella tarda mattinata di oggi a Pavone Canavese, in provincia di Torino, in seguito all'esplosione di una bombola avvenuta in un cantiere vicino all'autostrada A5 Torino Aosta. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area. Toccherà adesso ai carabinieri della compagnia di Ivrea e agli ispettori dello Spresal chiarire la dinamica dell'accaduto. Oggi in commissione consiliare in comune ad Alessandria, commissione consiliare dedicata al bilancio preventivo, presieduta da Cinzia Lumiera, il sindaco ed alcuni assessori della giunta hanno risposto alle domande dei consiglieri di minoranza su diversi argomenti che sono presenti sulle cronache di giornali e telegiornali, quindi la vendita della centrale del latte, la sede del nuovo ospedale, l'occupazione dell'edificio di proprietà dell'università da parte dell'associazione Non Una di Meno, ancora su manutenzione delle aree verdi e potature delle piante. Sulla centrale del latte il sindaco ha risposto alla domanda di un consigliere, Davide Buzzilanghi, che ha chiesto se sarà venduta. Il sindaco ha risposto sarà fatto verso fine anno e che soprattutto si sta aspettando il piano industriale che deve redigere il nuovo consiglio di amministrazione dell'azienda centrale del latte, che risulta importante anche per dare una valutazione all'azienda. In pratica si vuole leggere nero su bianco quali mosse saranno fatte dall'amministrazione della centrale per riportarla a fare utili. Sul nuovo ospedale sempre il sindaco ha risposto che saranno presentate alla regione le proposte del consiglio comunale, sarà una ventaglio di ipotesi e poi la Regione Piemonte deciderà, non c'è nessuno scontro in corso. L'argomento, uno dei più caldi del momento, ovvero l'occupazione dell'edificio da parte del Comitato Non Una di Meno, edificio di proprietà dell'Università, per insediare la Casa delle Donne, il sindaco ha dichiarato che insieme all'assessore Giorgio Laguzzi hanno in grande considerazione le richieste del Rettore Avanzi e anche per l'intervento della Prefettura di Alessandria si stanno accelerando i tempi, sarà identificato il luogo ideale per dare una sede adatta alla Casa delle Donne ma anche ad altre associazioni che aspettano una soluzione. In breve l'immobile occupato ritornerà a disposizione del proprietario, ovvero l'Università. Il verde pubblico, la fioritura impedisce di potare le piante, bisogna aspettare almeno un mese, ma un intervento urgente è già in programma per le rotonde di Corso 4 Novembre e Piazza Mentana per aumentare la sicurezza degli automobilisti. Parliamo di Amag adesso. I due settori principali inseriti nel piano di Alessandria Smart City sono l'illuminazione pubblica e la raccolta differenziata dei rifiuti. L'amministrazione comunale e la partecipata Amag Ambiente stanno presentando una serie di interventi diretti ad alzare la percentuale di raccolta differenziata ad Alessandria, che non arriva a quel 50% che è previsto dalla legge. Per questo è stato fatto un tour all'interno delle aziende, delle imprese che gestisce Amag Ambiente in zona di Alessandria. Vediamo più nel servizio.
Aumentare la percentuale di raccolta differenziata non è solo un consiglio per vivere in un mondo migliore, ma è imposto dalla legge e lo ha sottolineato il sindaco Bonante, che ha partecipato al lungo tour organizzato da AMAG Ambiente Alessandria negli impianti che gestiscono il ciclo rifiuti tra Alessandria, Rivalta Scrivia e Castelceriolo. Nei prossimi mesi, nei prossimi anni, la città di Alessandria vedrà la sostituzione dei cassonetti stradali per il passaggio alla tariffa puntuale. Occorre ristabilire, proprio per prepararci a questo periodo, un principio che è il principio fondamentale, cioè che la qualità della raccolta nasce in casa. Non c'è nessuna tecnologia in grado di sostituire questa necessità, e cioè la necessità di fare una buona raccolta differenziata in casa. Non è una nostra scelta perché abbiamo una sensibilità ambientale, no, è un nostro preciso obbligo. Quello che stiamo facendo e che oggi in qualche modo riparte è un nostro preciso dovere. Non possiamo accettare di stare sotto, ampiamente sotto il 50% di raccolta differenziata. Ci sono degli obiettivi di legge da raggiungere e ricordo che altri comuni nella nostra zona raggiungono già quasi, se non ricordo male, il 70% di raccolta differenziata. Il punto sulla raccolta differenziata, che in questo momento è ferma al 43% ad Alessandria, che deve arrivare al 70%, ce lo fa Leonardo Giannichedda, che è responsabile degli impianti di Tortona della Relife. Allora, in questo impianto lavoriamo all'incirca 40.000 tonnellate anno dell'impianto della plastica e di nuovo tra 40 e 50.000 tonnellate dell'impianto della carta e cartone. Il flusso di alessandrino all'incirca sta nelle 1.000 tonnellate mese, quello portato direttamente da Mag Alessandria. All'incirca riusciamo a recuperare in questo impianto tra il 72 e il 78% del materiale ingressato, e da carta e cartone invece andiamo dal 93-95%. Ha aperto il 30 maggio all'auditorium dell'Alexandria International School la mostra sulle patologie ambientali a cui hanno partecipato gli alunni della terza liceo. La mostra è aperta ed è visibile su prenotazione dalle scolaresche. Ci racconta più Cristiana Zanetto. È stata inaugurata il 30 maggio nell'auditorium dell'Alexandria International School la mostra Le patologie ambientali e di quattro elementi. Si tratta della conclusione del progetto APE, Alleanza per l'Educazione Civica, finanziato nell'ambito del bando Fermenti, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, realizzato dagli studenti della terza liceo scientifico Cambridge, in collaborazione con la Fondazione Solida e l'azienda ospedaliera di Alessandria. L'evento si è aperto con la visione del docufilm Il senso civico è il nostro superpotere, che proprio venerdì 26 maggio si era aggiudicato il secondo posto al concorso finale del progetto. Un cortometraggio che approfondisce con interviste ai ricercatori del DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate, Ricerca e Innovazione, dirette da Antonio Maconi, e dell'Associazione Visionaria, i temi legati al welfare ambientale. È stata un'ottima opportunità per veicolare a loro quelle che sono le nostre attività di ricerca, quindi gli studi, che non devono rimanere un qualche cosa dedicato all'ambiente scientifico, ma anzi deve coinvolgere le generazioni del futuro. Gli studenti che hanno partecipato al progetto APE hanno approfondito, attraverso la partecipazione a convegni, giochi di ruolo, interviste e incontri, il tema delle patologie ambientali, partendo dai quattro elementi. La mostra resterà allestita nell'auditorium dell'istituto ed è possibile visitarla da parte delle scuole su prenotazione. Inaugurata o vada la rinnovata sede della Croce Verde. Per noi c'era Maurizio Silvestri. Allora, tre minuti dedicati qua a Vada, l'avevamo promesso, ci siamo. Inauguriamo la sede della Croce Verde Ovadese dopo il restauro. Presidente, l'avevamo detto, è una cosa bellissima, tanta gente qui oggi a parlare di questa nuova sede, perché diciamo una sede storica, ma adesso completamente rifatta. Sì, completamente rifatta, a parte i muri esterni, l'altro è stato sventrato, fatto tutto nuovo. E dopo 60 anni di più ci siamo riusciti finalmente. Non si poteva mancare, innanzitutto come segno di attenzione, di rispetto e di ringraziamento per i volontari
che svolgono un lavoro prezioso e per molti versi insostituibile. Credo che fosse giusto essere qui in rappresentanza dell'istituzione. Sa che hanno detto che il nostro parco macchine della Croce Verde è il più grande della provincia, perché hanno tantissime auto, grazie anche al 5 per 1000. No, un lavoro importante che hanno fatto in questi anni, una ricerca ovviamente di finanziamenti, ovviamente, però in un quadro in cui c'è anche un giudizio ovviamente positivo sul loro lavoro. Vale un vecchio detto che fa più rumore un albero che cade che mille che crescono, quindi accanto purtroppo a situazioni, episodi di cosiddetta malasanità ci sono centinaia, migliaia di invece episodi positivi, e tra questi ovviamente ci sono queste persone che dedicano parte del loro tempo libero agli altri. Oggi è molto importante questa inaugurazione perché, cioè, conferma la presenza importantissima della Croce Verde, che è una realtà ben consolidata, però anche il coraggio di questi nuovi lavori, e quindi anche il fatto che per la popolazione diventa qualcosa di bello, e siamo contenti anche il fatto che sia presente dalla comunità parrocchiale, per dire anche proprio di tante persone in difficoltà eccetera che trovano nella Croce Verde un bel aiuto. Ecco. Sì, perché magari uno non ci pensa, ma l'importante è questo, essere aiutati nel momento che uno ha bisogno, chiamare ed avere subito il soccorso. E questo secondo me è anche l'educazione più bella nei confronti dei ragazzi, di aiutare al volontariato, cioè a uno sguardo alle cose, alle persone. Ecco. Il 10 giugno all'Orto Botanico di Alessandria un concerto benefico con la corale locale, le note sui registri e le voci bianche del Conservatorio Vivaldi. Il concerto è a offerta libera, di ricavato andrà in beneficenza alla Fondazione Uspidalet per l'acquisto di 2 ventilatori polmonari che verranno donati all'ospedale infantile di Alessandria. Cristiano Zanetti. Un figlio che giocando a calcio è stato spesso ospite involontario dell'ospedalet, e abbiamo sempre ricevuto un'attenzione particolare, sempre ricevuto le cure che andavano fatte in quel momento, e quindi è stato un motivo ancora ulteriore per dire ci siamo, perché quando è stato il momento loro ci sono stati. Così Alessandro Trisoglio dell'Associazione Alessandrina Tra Cuore e Mente sintetizza al meglio quello che potrebbe essere un concetto di circolo virtuoso che dovrebbe stare alla base del buon vivere, ossia restituire alla comunità quello che il servizio pubblico prima ha dato ai cittadini. Ed infatti con l'organizzazione del concerto del 10 giugno prossimo all'Orto Botanico, l'Associazione Tra Cuore e Mente, in collaborazione con Kiwanis International, hanno deciso di devolvere il ricavato del concerto alla Fondazione Uspidalet, che a sua volta li impegnerà nell'acquisto di 2 ventilatori polmonari da donare all'ospedale infantile di Alessandria. E sono circa 150, se non ricordo male, i bambini che appena nati hanno problemi di respirazione che, se non risolti, potrebbero decretare, insomma, il decesso del bambino. Ma anche nelle fasi successive, soprattutto quelle post-operatorie, alcuni processi infiammatori possono incidere sulla respirazione, quindi i ventilatori aiutano proprio a superare questo aspetto critico. La Fondazione Uspidalet, attiva sul territorio da oltre 10 anni, attraverso le donazioni che vengono raccolte riesce a fornire all'ospedale infantile Cesare Arrigo di strumentazione all'avanguardia nella cura e nella diagnostica. In periodo di dichiarazione dei redditi, un'indicazione importante per decidere a chi destinare il proprio 5 per 1000. L'appuntamento con la musica che fa respirare è dunque il 10 giugno all'Orto Botanico alle 17.30 per ascoltare fra gli altri anche le voci bianche del Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria. E adesso parliamo un po' di ciclismo, del Giro dell'Appennino. Il ritrovo sarà in piazza Bertelli ad Arquata Scrivia intorno alle 10.40, poi la carovana dell'84esimo Giro Ciclistico dell'Appennino si trasferirà sulla statale 35 bis del Giovi tra Novi Ligure e Serravalle Scrivia per la partenza ufficiale che avverrà domani alle ore 11. La corsa organizzata dall'Unione Sportiva Ponte Decimo si svolge ogni anno il 2 giugno, festa della Repubblica. Transiterà a Novi Ligure davanti al Museo dei Campionissimi, a Pasturana, sede di partenza degli ultimi 3 anni. 5 saranno i Gran Premi della Montagna di una corsa caratterizzata da notevoli dislivelli. A Genova, poi nel capoluogo Livio, l'arrivo è previsto in via 20 settembre attorno alle 15.50.
E cambiamo argomento, sempre sport, 180 giocatori provenienti da 32 nazioni, protagonisti ad Acquiterme del campionato europeo Seniores di scacchi in svolgimento presso il Palacongressi fino al 4 giugno. Ce ne parlerà Fabrizio Mattano. Grazie, arrivederci.